ECMA 2016 allo stand di moto.it. Abbiamo il piacere di avere con noi Marco Melandri. Ciao Marco. Ciao a tutti, buona giornata. Allora, vabbè, il bentornato in Superbike te l'ho già dato, ci siamo già visti a Misano, dei test che andarono molto bene. Dici qualcosa dei test successivi, quelli di Valencia? Beh, è stato fantastico riavere un'opportunità per me così importante da parte di Ducati Aruba per poter tornare in Superbike con una moto vincente. E abbiamo fatto due test, appunto il secondo test a Valencia con il test team, quindi eravamo pressoché da soli in pista, però ho avuto buone sensazioni. Il primo test a Misano era proprio di riavvicinamento dopo un anno senza moto da corsa vero e proprio, non è stato facile riprendere. Valencia invece ha iniziato a fare un lavoro più normale, più di routine per uno che per un pilota che corre in moto, e mi sono divertito tanto, ho trovato una squadra molto preparata che mi ha secondato, mi ha messo a mio agio, e sono curioso adesso di vedere prossima settimana con il primo vero test ufficiale a che livello sono rispetto alla concorrenza. Perché avrai la possibilità di confrontarti anche con gli altri, perché negli altri test facevi un lavoro anche un po' particolare, ti dovevi appunto anche sistemare proprio la tua panigale. E sì, penso non siano frasi di circostanza quando hai detto che ti sei abituato subito e ti è piaciuta molto una moto che invece non è proprio, insomma, in molti non hanno digerito proprio bene, invece tu ti sei subito adattato. Ma sai, nelle moto alla fine l'unica cosa che serve per essere veloce è la confidenza, avere confidenza nel mezzo, e di conseguenza ti dà motivazione e riesci a guidare sciolto. Io ultimamente venivo da stagioni difficili dove non ero proprio a mio agio, ho trovato una panigale molto adatta al mio stile di guida, mi sono sentito subito a mio agio come se non avessi fatto una lunga pausa e secondo me guidavo sciolto, mi trovavo bene con i ragazzi, quindi sento che è un'opportunità importante, ma di fatto non ho nulla da perdere perché ero nel divano fino a un paio di mesi fa, e secondo me sarà un anno interessante, non lo dico per circostanza ma proprio perché lo credo, e finalmente credo di essere nel posto giusto al momento giusto. Sì, come dicevi tu, appunto sarà un anno molto difficile, non solo per te, cioè il campionato Superbike è sempre stato competitivo, ma il prossimo anno la nuova Honda, la Yamaha con più esperienza, Brad, Laverty, insomma sarete veramente in tanti, tutti molto competitivi. Ma credo che finalmente tornerà una Superbike come quella che gli appassionati si aspettano, dove ci sono 6-7 piloti almeno in grado di lottare per vincere una sola gara, quindi non mi aspetto un dominatore unico, ma un campionato combattuto, ogni singola gara al photo finish è bello, questo mi piace perché comunque il corpo a corpo sono le vere gare di moto. Si aspettava un pilota italiano ad alti livelli, no? Manca un po' in Superbike, Davide sappiamo quello che tu sei andato a sostituire praticamente, ha avuto un po' di problemi fisici, insomma, e per cui si sentiva la mancanza di un pilota al top italiano, anche per avvicinare un po' di più, quest'anno gli italiani si sono un pochettino allontanati forse dalla Superbike. Senti questa responsabilità italiano in Ducati, in Superbike, oppure come dicevi lo affronti in maniera più garibaldina? No, io credo che la pressione sia negativa quando non ci sono le condizioni per ottenere alcuni determinati risultati. Quando ti senti a tuo agio, pensi di poter essere veloce, avere tante aspettative e pressioni credo che sia uno stimolo e una motivazione in più, quindi come ho detto io mi sento tranquillo come non mi ero mai sentito, perché la moto mi è piaciuta fin da subito, per me è una cosa importante, la squadra vedo che ha voglia di lavorare, di crescere e comunque di mettere entrambi i piloti allo stesso livello per lottare per vincere, quindi io sono fiducioso e sono pronto. Facciamo un piccolo passettino indietro, parliamo un attimo di Aprilia per capire alcune cose. Cos'è mancato più che altro in Superbike? Perché poi in GP, non lo so, dimmelo te, poi in GP come è andata l'avventura GP con l'Aprilia, ma in Aprilia avevi fatto un po' fatica all'inizio, poi quando hai ripreso, quando finalmente forse hai trovato quella confidenza che cercavi, è stato un finale di campionato molto, molto, molto positivo. Cos'era mancato all'inizio? Ma nonostante le 6 vittorie nel 2014, per me è stato un anno molto difficile, non piacevole, quando comunque vincevo in un ambiente dove si voleva vincesse un altro pilota, quindi non è bello per un pilota quando torni al garage e vinci e la gente non è contenta.
I primi mesi sono stati molto difficili perché Daligna lasciò l'azienda proprio all'inizio del campionato e non c'era, secondo me, una struttura, non era strutturata bene senza il proprio capo, il reparto racing, quindi c'era un po' di confusione, si è persa un po' la strada e lì sono arrivato forse nel posto giusto al momento peggiore in assoluto, credo, e ne ho pagato le conseguenze sprecando 7 mesi di gare. Il passato è passato, parliamo invece del futuro, perché ci diceva prima Charles Davis, che è stato qui con noi, che proverete già ora a Aragon e successivamente a Erez e poi a febbraio si parte per Phillip Island. Sì, nello scorso weekend di Valencia abbiamo fatto test importanti con il test team in previsione del prossimo anno e diciamo che c'è comunque tante carne al fuoco, secondo me Ducati vuole continuare a spingere forte, a far sì che la Superbike sia pronta per vincere fin dalla prima gara. Davis sicuramente la guida meglio di chiunque altro questa moto, quindi ho un rivale in casa non dei più facili, però a febbraio partiremo tutti dalla stessa linea e il passato non conterà più nulla. A che punto sei, a che punto ti senti di essere con la Panigale? Nel senso, sei a un 50, un 70, come ti trovi? Quanto lavoro ancora secondo te c'è da fare per arrivare proprio a stare lì, a essere competitivo fin dalle prime gare? Ma questo credo che lo vedremo meglio la prossima settimana, quando saremo nei primi test collettivi. Al momento io credo di non essere così lontano, però so di avere dei punti deboli dove in frenata Charles è sicuramente molto più incisivo di me, devo capire se posso compensare questo svantaggio, diciamo, con la percorrenza di curva e l'uscita, quindi adesso dovrò capire ancora qual è lo stile di guida più adatto a questa moto, quindi per me sarà importante girare assieme a lui, riuscire ad analizzare, a vedere con le stesse condizioni di pista dove lui è superiore a me. D'altra parte il giro singolo per me è ancora una difficoltà dove dovrò lavorarci molto e credo anche potrò essere veloce per 4-5 giri, ma non per un'intera gara ad oggi, però per fortuna iniziano a febbraio le gare. Il compagno di squadra è il primo avversario, si dice, e c'hai un bel avversario, allora sicuramente però sarà uno stimolo e penso che due piloti intelligenti come voi non possono che poi migliorare ulteriormente la Panigale, almeno io quello che penso. Non vi vedo sicuramente antagonisti in pista, però compagni di squadra che lavorano nella stessa direzione, no? Sì, assolutamente, io credo che avere un compagno così forte sia uno stimolo per fare bene, una consapevolezza che la moto sia competitiva per vincere. D'altra parte ricordo che quando eravamo in squadra assieme nel 2013 io e Chazza avevamo più o meno le stesse esigenze, le stesse richieste dalla moto, seppur con stili di guida diversi, quindi questo credo che sia possa facilitare a Ducati per sviluppare la moto e possa essere un punto importante su cui lavorare. Marco, tanti in bocca al lupo per il proseguimento della stagione, per l'inizio anzi della stagione, e grazie per la tua visita. Crepi il lupo e ci vediamo presto. Grazie. Ciao.